Mercoledì 13 marzo al Piccolo Teatro Portacatena, Arci Salerno ha presentato in prima visione assoluta Fornille Side Story, un lavoro realizzato nell'ambito del laboratorio sul racconto cinematografico Facciamoci un film, a cura di Ciro Girardi e Francesco Arcidiacono. Una trentina di bambini e ragazzi del centro polifunzionale per minori e adolescenti del comune di Salerno di Via Portacatena, nel centro storico, hanno dato vita a questo racconto per immagini ambientato nelle fornelle e liberamente tratto dal classico hollywoodiano West Side Story, con la partecipazione straordinaria al loro fianco di genitori, nonni e altri protagonisti della vita del quartiere, magnifici interpreti di se stessi. Il laboratorio, durato poco meno di un anno, è una delle tante attività del centro polifunzionale inserite in una programmazione formulata partendo dall'idea che fosse necessario proporre alle ragazze e ai ragazzi del quartiere percorsi innovativi e coinvolgenti in cui riuscissero a mettere in gioco i loro talenti e la loro creatività. E i ragazzi hanno risposto con grande impegno ed entusiasmo, dimostrando grandi capacità interpretative, così come testimoniano i curatori del progetto. L'Arci aveva già lavorato con Ciro Girardi un paio d'anni fa, giusto? Sì. Un paio d'anni fa avevamo realizzato con Ciro, con la direzione artistica di Ciro, I Promessi Sposi nelle Fornelle ed era stato un successone. Quando abbiamo fatto la serata conclusiva di questo percorso, abbiamo visto tanti genitori e nonni Entusiasti. entusiasti e allora abbiamo pensato perché non alziamo l'asticella e coinvolgiamo anche gli adulti nell'operazione e siamo riusciti a mettere insieme, credo, una cinquantina di persone tra Facesti il bambini, calcolo. genitori, Facesti sì, il calcolo. sono una cinquantina di persone, commercianti del quartiere, personaggi, diciamo, illustri, personalità di spicco del quartiere. Insomma, abbiamo messo insieme un po' di gente e ci siamo divertiti. E adesso ci saranno i link sui nostri canali social. Ci stancheremo mai di ringraziare le persone, la loro disponibilità, perché poi affrontare, che poi abbiamo scherzato a fare il cinema, cioè abbiamo giocato a fare, tieni tu il microfono, abbiamo giocato a fare il cinema, quindi abbiamo gli appuntamenti sul posto, le location, i ragazzi avevano capito che dovevano comportarsi anche in maniera professionale, con tutte le varie eccezioni. Però, cioè, io facevo il cattivo, lui faceva il buono. Sì, E vuole un po' poi di... abbiamo cominciato proprio con dei veri e propri provini, abbiamo fatto una giornata, diciamo, di una sorta di chiamata, no, alle armi. Sì, anche perché dovevi conoscere, E potevano Ciro essere ha fatto proprio il regista che protagonisti. Sì, fa... proprio così, ho giocato a fare il regista. Ha assegnato i ruoli, dopodiché abbiamo cominciato le riprese, poi c'è stata una lunga fase di post-produzione. Le funzioni del centro polifunzionale per minori non sono solo di proposta di attività varie, ma anche di comprensione dell'universo giovanile scarsamente conosciuto dagli adulti. A tale scopo è già in cantiere un progetto che vuole mettere in dialogo adulti e ragazzi. Soprattutto per gli adulti sarà occasione di rivalutare il mondo giovanile, così diverso e lontano da loro. I ragazzi sono particolari, secondo me dobbiamo molto scoprire il loro mondo, che molto spesso, lo dico anche da genitori, ci urta, Ci è no? ignoto Questo, pure. c'è molta scarsa conoscenza. Uno dei progetti che noi dell'Arci abbiamo, se continuiamo a fare questo lavoro, che ricordiamo facciamo con il Comune di Salerno, con l'assessorato alle politiche sociali, è quello di fare una serie di incontri dove i ragazzi raccontano agli adulti il loro mondo. Per esempio, TikTok, che per noi è semplicemente una scemenza, ma magari è una cosa, anzi sicuramente una cosa molto più complessa e particolare, e quindi loro ci racconteranno il loro mondo, i cartoni animati che vedono, i giochi che fanno, e noi siamo in sala ad ascoltarli, rovesciare un attimo, no, l'ottica, e noi genitori che cerchiamo di capire un po' di più del loro mondo.